Splendida città, meraviglia della penisola italiana, mediterranea e solare. Tempio sacro che racchiude millenni di storia. È in Campania, Santa Maria Capua Vetere, patrimonio storico e culturale, preziosa gemma dell'intera umanità. Santa Maria Capua Vetere è una città che ha una storia millenaria, è in provincia di Caserta, quindi siamo in Campania, è una delle città più importanti che ci sono qui nella nostra provincia, è sede universitaria, è sede del Sesto Tribunale d'Italia ed è una città con circa 34.000 abitanti. Pare che i secoli di storia abbiano deciso di dedicare il loro lento scorrere a questa magnifica città. Non c'è cultura che non sia entrata in contatto con tale meraviglia urbana. Qui sorgeva l'antica Capua, definita da Cicerone l'altera Roma, la seconda Roma, un nome che evocava rispetto nei palazzi della capitale. La città di Capua fu distrutta nell'841 dai Saraceni e da quel momento in poi abbandonata e gli abitanti con le insegne cittadine si trasferirono prima nei pressi del monte Palombara formando un'altra città che chiamarono Sicopoli in onore del vescovo di allora Sicone e poi nell'856 a seguito di un incendio di questa città si trasferirono sul porto fluviale dell'antica Capua Casilinum fondando la nuova Capua. All'interno della città restarono piccoli nuclei abitativi intorno alle basiliche paleocristiane, la chiesa di Santa Maria Maggiore, la chiesa di Costantiniana oggi di San Pietro in Corto e appunto Berolais che era il nuovo nome longobardo dato all'anfiteatro. Da qui riparte poi un poco alla volta la vita della città e in un primo momento il casale più importante di questi tre casali, quello che si affermò come numero di abitanti e come capacità di produrre attività fu quello di Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore perché dedicato interamente alla chiesa del Duomo che voluta questo nome Santa Maria Maggiore voluto da San Simmaco che è stato il fondatore della chiesa. Successivamente, dopo l'Unità d'Italia, il nome fu mutato in Santa Maria Capua Vetere e furono accorpati i tre casali. Desta stupore l'immenso e imponente anfiteatro campano, una traccia concreta di ciò che questo luogo ha significato per la storia dell'antica Roma. Uno spettacolo visivo che immediatamente rimanda ad epoche di incredibile fascino. Secondo, per grandezza soltanto al Colosseo, L'Anfiteatro Campano sorge a poca distanza dall'anfiteatro precedente, nel quale aveva svolto la propria attività il gladiatore romano Spartaco. I resti, portati alla luce dagli scavi durante i lavori di rifacimento dell'antistante piazza 1 ottobre 1860, sono oggi visibili. Una volta entrati nell'anfiteatro, l'ammirazione segue un processo di continua crescita, in grado di far vibrare le corde emotive di chiunque. Oggi è possibile osservare soltanto i resti dell'imea cavea, la parte inferiore delle tribune che ospitava i posti migliori destinati al ceto sociale più in vista. Ma altre due gradinate, la media e la summa cavea, costituivano il grandioso anfiteatro di un tempo. Esse sono state purtroppo abbattute in epoca normanno-sveva. Alle tribune si accedeva mediante scale e si poteva così assistere da vicino agli spettacoli dei gladiatori. È possibile ammirare anche i sotterranei che si snodano al di sotto della struttura, costituiti da numerose arcate. Una volta questi erano percorsi dai gladiatori stessi nei minuti che precedevano l'ingresso in arena. Era qui che raccoglievano la concentrazione e la forza necessaria per affrontare la ferocia degli scontri. Le celle nelle quali venivano rinchiuse le fiere e gli attrezzi delle scenografie sono dislocate lungo questi corridoi sotterranei. Sottostando per un attimo con un po' di trasporto, è possibile immaginare il ruggito della folla che attendeva lo spettacolo sulle tribune. Nell'anfiteatro Campano si svolgevano sostanzialmente due tipi di combattimenti, i munera, cioè tra gladiatori che spesso finivano con la morte del perdente, e le Venationes, quindi le battaglie con gli animali. I sotterranei dell'anfiteatro erano il luogo dove si svolgevano le attività di preparazione di queste battaglie, c'erano le macchine per far salire sulle scene o alcune celle dove venivano messi in attesa i gladiatori prima di salire sull'arena, e una parte dove venivano messi gli animali che poi scendevano sull'arena. Dall'arena noi possiamo salire oggi soltanto sull'ima cavea, sulla prima parte delle gradinate, perché le altre sono state abbattute in epoca normanno-sveva, quando questo anfiteatro smise la sua funzione. A pochi passi dal complesso è stato creato un museo, al cui interno sono ricostruite scene di combattimento che divertivano la folla. Sono conservate ancora le sculture che rappresentavano le divinità, le quali erano poste sopra gli archi lungo il perimetro esterno. Una perfetta riproduzione delle tribune con i plutei che le decoravano e il fiore all'occhiello del Museo dei Gladiatori. Un leone nell'atto di azzannare una pecora testimonia la brutalità degli eventi a cui le iridi si apprestavano ad assistere. Ogni dettaglio è consultabile anche mediante targhe che in rilievo recano la scrittura Braille. A poca distanza dall'anfiteatro si trovano i resti dell'Arco di Adriano. La data esatta della sua costruzione non è certa. Alcuni studiosi affermano sia stato costruito nel 130 d.C., in onore dell'imperatore Adriano. Altri invece indicano come riferimento temporale il VI secolo d.C., periodo che ricade sotto l'impero di Traiano. L'arco, una volta alto 10 metri, si colloca alla fine di Corso Aldo Moro ed indica idealmente il confine con l'attuale Capua. Il viaggio alla scoperta di Santa Maria Capua Vetere continua con il mitreo venuto alla luce nel 1922, durante alcuni lavori effettuati nel rione di Sant'Erasmo. Risalente al II secolo d.C., esso è legato al culto del dio Mitra. Probabilmente il mitreismo, di origine persiana, fu introdotto in queste terre grazie agli schiavi persiani o anche ai gladiatori del lontano Oriente. Scesi all'interno del sacello, la sacralità e la storia che vi albergano investono il visitatore con tutta la loro forza. L'affresco principale sopra l'altare, che ritrae il dio Mitra, è straordinario. L'affresco rappresenta la lotta del dio Mitra con il toro e attraverso l'uccisione del toro e quindi il versamento del sangue dalle ferite si ottiene la vita e quindi la concimazione. Vediamo degli animali che, un cane, un serpente, che si cibano del sangue e la rappresentazione poi in alto a destra ha la luna, a sinistra il sole, il raggio del sole che va verso il mantello di Mitra che uccide il toro, ai due lati i dadofori, Cautes con la fiaccola in alto e Cautoptes con la fiaccola in basso invece oceano e terra che rappresentano proprio la fertilità raggiunta nella terra e nei mari. Ai lati sono visibili i cosiddetti presepia, banchi in muratura sui quali trovavano posto gli iniziati al culto durante le funzioni, cerimonie che vedevano come protagonisti l'acqua per le abluzioni purificatrici e grandi quantità di cibo che costituivano il pasto sacro. In via Roberto d'Angiò, presso la torre di Sant'Erasmo, luogo che diede i natali al futuro re di Napoli, trova spazio un altro complesso museale che rappresenta una testimonianza storica di grande interesse, il Museo Archeologico dell'Antica Capua. Il museo raccoglie al suo interno numerosi reperti che coprono un periodo che va dal IX al X secolo a.C. fino al periodo sannitico. I reperti sono stati catalogati con precisione, seguendo un perfetto ordine cronologico, permettendo così una chiara esposizione dell'epoca a cui essi risalgono. Questo non è solo sinonimo di professionalità, è l'amore per la propria città che ha consentito la realizzazione del museo. Monumentale è la basilica di Santa Maria Maggiore, che si innalza sontuosa nel centro della città. Essa sorge sull'antica cripta paleocristiana di San Prisco. Nel 432 San Simmaco decide la sua edificazione. Varcato l'ingresso, ci si accinge a vivere un'esperienza unica nel genere. Un fascino continuo, ovunque lo sguardo decida di andare. Tutto rasenta il sublime. (53 colonne dividono il tempio in 5 navate, donando alla struttura armonia e grazia. Ricca di testimonianze dell'amore per la cristianità, essa conserva al suo interno un eccezionale mosaico, parte della fonte battesimale dell'antico tempio paleocristiano. All'interno della chiesa ci sono una serie di testimonianze dell'amore per la cristianità di questa città e l'esempio più importante di questo trasporto per la cristianità è dato dal mosaico che è all'interno della chiesa appena si entra a sinistra. È un mosaico di una fonte battesimale, è stato ritrovato nel 1870 durante i lavori di costruzione del nuovo campanile. Durante i lavori di scavo fu trovato questo pavimento che era un tappeto musivo di 8 metri per 6. Allora, il mosaico ci racconta in effetti il percorso che seguivano i primi cristiani per arrivare alla purificazione e al battesimo. In basso nel tappeto ai 4 angoli erano rappresentate delle figure, un vaso che è un vaso che veniva utilizzato per la mescita dell'acqua e del vino, in termine tecnico è un cantaros, viene chiamato così, e sul bordo del vaso sono rappresentate 4 coppie di uccelli, è rappresentato una sorta di labirinto policromatico e arriva al centro del percorso, al centro del mosaico, con una rappresentazione bellissima che è quella dell'aquila reale e del pesce. Perché i due animali? Perché il pesce significa, veniva utilizzato come simbologia nei primi anni del cristianesimo, quando i cristiani erano perseguitati, perché in greco pesce si dice ictius ed è la traduzione del Jesus Christus Theos, insomma, cioè il significato in italiano è Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. E quindi il pesce rappresentava il cristiano, l'aquila reale invece rappresenta lo Spirito Santo, rappresenta la purificazione. È presente anche un interessante museo parrocchiale che offre la possibilità di entrare in contatto con la sacralità di tesori di pregevole fattura in un ambiente gotico nella sua architettura. Costruito nel 1890 ed inaugurato 6 anni più tardi con un'opera di Giovanni Verdi, il Teatro Garibaldi si trova nel frequentato corso dedicato allo stesso uomo simbolo del Risorgimento italiano. Recentemente restaurato, sulla facciata del teatro sono presenti alcuni medaglioni che raffigurano importanti compositori italiani come Rossini, Bellini. All'interno il teatro svela tutto il suo splendore, tale da definirlo un piccolo San Carlo. Sulla volta si resta allibiti dinanzi alla magia del dipinto realizzato da Gaetano Esposito. È l'apoteosi della poesia. Tra le diverse attività sicuramente dobbiamo segnalare il Garibaldi, che è il teatro della città. Ha un calendario di tutto rispetto. L'anno scorso abbiamo avuto il pienone tutte le settimane, contiamo di riuscire a raggiungere gli stessi risultati per quest'anno, e con l'apertura del conservatorio che si avrà di qui a poco contiamo di fare un collegamento con il San Carlo per un'attività invece più legata al mondo della lirica. Molto forte l'associazionismo a Santa Maria Capua Vetere, con ben 60 associazioni censite che danno il loro inesauribile contributo a tutta la comunità. Città universitaria, con la presenza della Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di Lettere della Seconda Università degli Studi di Napoli, il Comune Campano ha di recente inaugurato una struttura nuova, con numerose aule e laboratori, a poca distanza da entrambe le sedi di facoltà. Si potrebbe pensare che Santa Maria Capua Vetere è un centro soltanto storico, ma l'errore è evidente nel momento in cui si entra in contatto con la straordinaria realtà sportiva della cittadina. Il centro campano vanta una squadra di calcio di tutto rispetto, addirittura fondata prima del Napoli nel 1924. È il Gladiator. Anche il rugby è di casa, con una eccellente rappresentativa, il Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere, squadra che vanta anche una nutrita rappresentanza femminile. Praticato anche il tennis con ottimi elementi che sono riusciti ad entrare nella prestigiosa classifica ATP. In città vengono praticati molti sport. Abbiamo la pallanuoto, in passato abbiamo avuto una squadra in Serie A per quanto riguarda la pallanuoto femminile, attualmente abbiamo una squadra di tennis in Serie B, la squadra del Gladiator, storicamente legata alla tradizione della città, che milita in eccellenza, e poi ci sono le giovanili nazionali per quanto riguarda il rugby. Insomma, Santa Maria è una città molto fiorente dal punto di vista sportivo, che viene praticato tutti i giorni da centinaia e centinaia di ragazzi. All'inaugurazione di Piazza 1 ottobre 1860, dopo i lavori di sistemazione della stessa, avvenuta alla presenza di tutte le autorità e delle associazioni, ha partecipato tutta la popolazione. I samaritani accorsi hanno assistito a spettacoli davvero coinvolgenti, eccellenti sbandieratori. Assieme a show di body painting, ne hanno rappresentato il culmine. Santa Maria Capua Vetere è una città incredibile, in grado di accogliere chiunque con calore, capace di rendere visibile e tangibile la storia. Una città culla della cultura accademica, un eco lontano che attrae e al quale è difficile resistere.